Con Pokémon Scarlatto e Violetto stiamo assistendo a una situazione alquanto inusuale per una produzione Nintendo. Certo, la serie di Pokémon ha ormai da anni intrapreso una traiettoria qualitativa verso il basso, che risulta inversamente proporzionale al successo delle produzioni più recenti. La nona generazione è composta al contempo da due dei giochi più venduti dell'anno in pochi giorni e due dei titoli più criticati di sempre, sia dalla stampa specializzata che dalla fanbase. In questo video non discuteremo del paradosso di questi due dati, anche se credo che ridurre il tutto a "è colpa dei fan, finché compreranno produzioni scadenti, Nintendo, Game Freak e The Pokémon Company continueranno a sviluppare titoli con approssimazione e minimo sforzo" sia una risposta insoddisfacente che meriterebbe di essere approfondita a dovere. No, oggi parleremo del fatto che con Scarlatto e Violetto il vero problema non è l'effettiva riuscita dei titoli, ma il fatto che Nintendo abbia pubblicato sulla sua console un prodotto pessimo, pieno di bug e glitch, malamente ottimizzato e non all'altezza degli standard qualitativi che ci si aspetta da una produzione legata a uno dei media franchise più famosi al mondo e da Nintendo, un'azienda leader nel suo settore che negli anni è divenuta sinonimo di qualità. E qualità è proprio la parola chiave da cui partiremo. Se Nintendo continua a stampare il suo seal of quality su ogni prodotto che arriva sui suoi hardware, si può ancora parlare di Nintendo Difference? Guardate che la risposta non è affatto semplice e probabilmente non è quella che volete sentire. Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza alcuna garanzia di qualità. Quello di oggi sarà ovviamente un video ricchissimo. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri socials. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo da un dato di fatto: il sigillo di qualità nasceva da una precisa necessità di Nintendo, che sbarcando nel mercato videoludico occidentale si trovava nella difficilissima situazione di entrare in un settore ormai in collasso, dove la fiducia dei consumatori era al minimo storico. Qui si apre un capitolo totalmente a parte, di cui fortunatamente vi ho già parlato in un video dedicato di qualche tempo fa. Se volete saperne di più sulla crisi del mercato videoludico dell'83, delle colpe di Atari e di come Nintendo riuscì a far tornare in vita un settore intero grazie al NES, trovate il link al video in descrizione. Ci troviamo comunque in un quadro generale dove il mercato videoludico dei primi anni 80 era diventato una sorta di Far West senza alcun tipo di regolamentazione. Il mercato era saturo di home console e quella di maggior successo era l'Atari VCS, chiamata in seguito Atari 2600, che però presentava una particolarità rispetto ai competitor. La sua lineup offriva dei giochi sviluppati anche da terze parti e il successo di studi come Activision spinse numerosi imprenditori ad aggredire, senza alcun ritegno, un mercato in rapida crescita che però avrebbe ben presto raggiunto una fase di stallo. La totale assenza di controllo sui diritti di pubblicazione portò a un enorme quantitativo di pubblicazioni dalla qualità bassissima, che spesso cercavano di attirare il pubblico rifacendosi a popolari nomi di film del momento, portando ben presto gli utenti a rimanere scottati da acquisti sbagliati. Hiroshi Yamauchi, l'allora presidente di Nintendo, sapeva che senza un controllo diretto sui titoli pubblicati ci si sarebbe incastrati in una situazione senza uscita, proprio perché nel mercato giapponese qualche anno prima stava accadendo la stessa cosa, nonostante le condizioni di partenza fossero ben diverse. È interessante leggere le sue parole in un'intervista rilasciata a un giornale statunitense nel giugno del 1986, dove in previsione del lancio del NES in America, che sarebbe ufficialmente avvenuto a fine di quell'anno, commentò così il crack del mercato videoludico: "È il contenuto dei giochi stessi che determina se un sistema ha successo o meno. Atari è collassata perché diede troppa libertà agli sviluppatori di terze parti e il mercato venne invaso da giochi spazzatura". E Nintendo riuscì a raccogliere un successo straordinario proprio perché il suo nome divenne sinonimo di qualità. E proprio quella qualità, che era totalmente sparita sotto Atari, veniva nuovamente messa come priorità assoluta dalla grande N, il cui sigillo di qualità era proprio la garanzia definitiva che il gioco o la periferica in questione erano passati sotto uno scrupoloso controllo da parte dell'azienda.
offers you the best games, the best graphics, the best accessories. Without the seal, it's not Nintendo. Ma cosa intendiamo con qualità? Beh, non si parla dell'effettiva riuscita di un gioco. Chiariamoci, su NES c'erano i giochi brutti, ma almeno c'era la garanzia che tutti quanti i software rispettavano tre criteri specifici. Innanzitutto Nintendo impose un limite massimo annuale di pubblicazioni alle aziende esterne. Chi voleva pubblicare su NES poteva farlo, ma con un massimo di 5 titoli nell'arco di 12 mesi. Così facendo si evitava di saturare il mercato con produzioni approssimative pubblicate nella speranza di vendere qualche copia. Gli sviluppatori avevano più tempo per rifinire i loro titoli. Quindi sì alla qualità a discapito della quantità. Per avere il totale controllo sui titoli pubblicati su NES ed evitare che sviluppatori di terze parti creassero cartucce non ufficiali, Nintendo inserì un sistema di protezione interno alle sue cartucce di gioco, un sistema di chiavi digitali che assicurava che la console fosse in grado di riprodurre solo giochi approvati da Nintendo per una specifica regione. Era finito quel Far West di cui parlavamo prima e se le aziende volevano stare sulla console più popolare del momento, erano costrette a rivolgersi a Nintendo per la produzione delle cartucce e dovevano così pagare anche dei diritti di licenza. E infine il controllo di Nintendo era anche contenutistico. Con l'obiettivo di offrire un tipo di intrattenimento pensato per tutta la famiglia, la grande N divenne famosa per adoperare delle misure molto stringenti su quello che poteva essere mostrato in un videogioco. Riferimenti religiosi, parolacce, sangue, frasi ambigue, tutto quanto passava sotto uno stretto controllo di Nintendo of America. E sono tantissimi casi in cui i contenuti dell'epoca venivano alterati per evitare qualsiasi tipo di controversia. Per molte aziende Nintendo era eccessivamente stringente con questi controlli e per questi si andava via via delineando un monopolio in cui l'unico vincitore era proprio la grande N. La verità, come al solito, sta nel mezzo e se è vero che Nintendo giovò enormemente dai rigidi controlli imposti, queste regole permisero anche una rinascita del mercato, dove ora i consumatori non avevano più paura di acquistare un videogioco, consci che il Seal of Quality era una garanzia su cui fare affidamento. Con questi tre punti fondamentali Nintendo riuscì a riavvicinare i consumatori all'idea di videogioco, innalzando di netto gli standard qualitativi dietro ogni produzione, diventando sinonimo stesso di qualità. Però, come dicevamo, su NES i giochi brutti esistevano e in effetti il termine qualità venne utilizzato in modo molto furbo dalla grande N. Era ovvio che il sigillo non implicava l'impossibilità di trovarsi di fronte a un gioco brutto, quanto piuttosto che ogni gioco su cui veniva riportato quel simbolo era conforme a dei criteri minimi di decenza. Non è un caso infatti che nel corso degli anni il sigillo cambiò numerose volte la dicitura al suo interno, arrivando nel 2003 ad abbandonare la menzione esplicita del termine qualità. Però ormai nell'immaginario collettivo esisteva la Nintendo Difference, quel qualcosa di speciale che caratterizza, o forse arrivati a questo punto dovremmo dire caratterizzava, ogni sua produzione. È difficile esprimere a parole cosa sia questa Nintendo Difference, quella cosa che ci si aspetta da ogni gioco sviluppato da Nintendo e quella sensazione di familiarità mista a stupore ogni volta che si prende in mano un pad e si gioca a Mario, Zelda e via dicendo. Forse questa intervista rilasciata da Miyamoto e a Onuma nel 2016 esprime perfettamente quell'etica che c'è dietro il loro lavoro. Nel riflettere sul perché ogni gioco di Zelda non è mai stato pubblicato in tempo, Miyamoto rispose: innanzitutto, la cosa migliore sarebbe il non dover comunicare la data di uscita, ma purtroppo dobbiamo farlo. E Aonuma aggiunse: quando pensiamo al periodo di uscita di ogni gioco di Zelda, vogliamo veramente farlo uscire il prima possibile per farlo giocare e sperimentare da tutti. Ma ogni volta che facciamo uno Zelda, vogliamo fare qualcosa di nuovo. È difficile prevedere di quanto tempo avremo bisogno e, soprattutto, è difficile capire a che punto quello che riteniamo essere una novità sia pronto. Sapete questo cosa significa? Anteporre, per quanto possibile, la creatività alle logiche commerciali. È questa la Nintendo Difference e questo è il senso del Seal of Quality. E ora c'è da chiedersi come questo ragionamento si sposa con il pietoso stato in cui sono stati pubblicati Scarlatto e Violetto. Le stringenti tempistiche imposte da The Pokémon Company non possono essere una scusa valida, anzi, non possono proprio esistere scuse per un accadimento del genere. Poi, per carità, ognuno è libero di divertirsi anche con il gioco più brutto del mondo, e sono il primo a trovare intrattenimento in quelli che molto spesso vengono etichettati come titoli mediocri, e sono tanti i giochi che escono fuori
male nonostante le buone intenzioni, ma nel momento stesso in cui si fa leva sulla fiducia del consumatore, stampando quel bollino sulla custodia di ogni gioco, beh, non posso pensare di ritrovarmi in una situazione dove con una nuova produzione Nintendo arriviamo a dire: speriamo che le patch arrivino al più presto. E non voglio assolutamente sminuire una situazione che, sono sicuro, dagli appassionati di lunga data verrà vissuta proprio come un tradimento, ma vorrei farvi notare come non è solo il brand di Pokémon ad aver intrapreso una traiettoria verso il basso, ma sono anni ormai che Nintendo applica delle scelte di business anti-Nintendo. L'ultima cosa che ho visto di veramente apprezzabile, di veramente Nintendo, sono state le scuse di Shinya Takahashi, che con tono sommesso annunciava la ripartenza da zero del progetto di Metroid Prime 4, distruggendo le speranze dei fan di vedere il titolo nell'immediato futuro, e sì, lo stiamo ancora aspettando, ma rassicurando che sì, quegli standard autoimposti nella prima metà degli anni 80 erano ancora validi ed erano un punto fermo delle politiche aziendali di Nintendo. Ma a parte questo, con il successo di Switch sono arrivate anche tante delusioni e scelte incomprensibili. Vogliamo parlare del Joy-Con Drift e di come per la prima volta un controller Nintendo, che è parte integrante dell'esperienza di una home console, sia collettivamente riconosciuto come nato da un progetto difettoso? Una consapevolezza che però non trova alcun riscontro contro da parte dell'azienda di Kyoto. Oppure magari vogliamo parlare dello stato approssimativo in cui vengono proposti tutti i titoli sportivi degli ultimi anni, giochi che dietro la scusa dell'online al lancio presentano una scarsità di contenuti disarmante, che viene corretta in modo parziale e raffazzonato solo in seguito, con dei magri DLC gratuiti proposti a cadenza irregolare. E sì, in mezzo c'è anche la politica anticonsumatore di proporre la 3D All Stars, mettendogli una scadenza sulla testa. Non solo si tratta di un'operazione celebrativa di un'approssimazione disarmante, fredda, vuota, che basa tutto il suo appeal sulla grandezza dei titoli che la compongono e nient'altro, ma in più è stato anche scelto di rimuoverla dal commercio per gonfiarne le vendite, come se ce ne fosse il bisogno. E tra la sparizione della Virtual Console, i mancati anniversari, i contenuti riciclati all'infinito con remaster più o meno brillanti, potrei andare avanti per ore. Sarò pessimista, ma per me Scarlatto e Violetto non sono un'anomalia, quanto più il segnale più evidente e definitivo che qualcosa in casa Nintendo negli ultimi 5-10 anni è cambiato. Io ho fatto questo video per dimostrarvi quanto sia grave agli occhi di un appassionato di lunga data che Nintendo si sia uniformata ai bassissimi standard qualitativi di un'industria che sì, starà vivendo il suo periodo di massima espansione, ma che presenta anche delle criticità mai viste prima. Però alla fine io sono anche stato fortunato. Sono cresciuto col Game Boy e il Super Nintendo. Ho giocato Pokémon Blu poco dopo la sua uscita, quando il fenomeno Pokémon esplodeva in tutta Italia grazie all'anime trasmesso in TV. Ho amato il GameCube durante il suo ciclo vitale e ricordo perfettamente il giorno in cui comprai Super Mario Galaxy al Day One, al negozio di fiducia vicino casa. Ma penso alle nuove generazioni. Per molti Scarlatto e Violetto saranno il primo approccio con il mondo Pokémon. C'è chi magari avrà iniziato il viaggio con Spada e Scudo, o chi da fuori guarderà con curiosità questi titoli non capendo bene le ragioni del loro successo. Fra 10 anni, questi giocatori che ricordi avranno di questa stagione di Nintendo e del brand Pokémon? Per quanto 10 milioni di copie in pochi giorni siano un risultato impressionante, i giovani giocatori di oggi evolveranno in dei veri appassionati? E dopo 20 minuti di video... finisco qua. Io una risposta non ce l'ho, è una domanda aperta. Quindi vi aspetto nei commenti per sapere il vostro punto di vista, soprattutto se siete giovani. In ogni caso, avete la mia massima invidia. Detto questo, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo anche a questo video lunghissimo e ci vediamo con il prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Scarlatto, Michele Quality, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!
I link li trovate in descrizione. I link, i link, i link, i link, i link, i link.